Mamma, posso chiederti una cosa? Non posso, sto lavorando! Ma cosa stai lavorando? Ma se stai guardando Pomeriggio 5? Appunto! E poi cos'è? Devo sempre starti dietro al culo? Insomma, ma svegliati! Non sai fare niente! A casa fai schifo, a scuola fai schifo, a lavoro fai schifo, in palestra fai schifo, con le ragazze fai schifo, insomma, fai proprio cagare! Oh, senti, basta, mi hai stancato adesso! Sei la classica madre italiana scassamaroni! Io non ce la faccio più! Voglio una madre elettrizzante, frizzantina, brillante, voglio una madre straniera! Straniera? Sì, basta con questo patriottismo. Le madri straniere sono le migliori. Ne sei proprio sicuro? Mamma, se mia mamma fosse spagnola. Mamma, ti giuro che non ho fatto apposta, è stato un incidente. Ma scusami, ho fatto un casino della Madonna e tu non dici niente. La noce sta muy loca, Danielito! Ma ho fatto un casino, ho distrutto tutto, patatra, patapime, tu niente? Destruiamo tutto! Il mio computer no! Il mio computer! Oh, no, distrutto, ma guarda, ma no! Ma dai, ma non è possibile! Nonna! Estoy toda caliente, amigo! Me gusta bailar! Ma come vamos a bailar? Vabbè, balliamo! Se mia mamma fosse brasiliana! Ma! Mamma, dove sei finita? Danielinho, amore, cosa fai di bello? Ma che hai fatto? Ma prima tu non eri così. Io molto saudade, Danielinho. Ma che saudade, per favore copriti che sennò qua è un casino. Io molto caldo, mi spoglio tutta. La Madonna, ma che figa è tua mamma? Me la farei di brutto. Che me la farei di brutto? No, voi non guardate, chiudete gli occhi e tu ma copriti, per favore. Fa caldo, mi spoglio tutta. Sì, ti prego, sì. No, copriti, costumata, per cortesia. Ma fai spogliare. Ma fai spogliare tua mamma. Non lo so. Se mia mamma fosse americana. Oddio, che casino che c'è qui dentro. Daniel, make camera tua great again. Dai, ma chi sei, per favore? Donald Trump. You can call me Mama Trump. And now, make camera tua great again. Ma che Mama Trump? Ma per favore, la vogliamo smettere subito. Don't you wanna do it, Daniel? Oh, don't worry. No, oddio! Se mia mamma fosse tedesca. Però ieri l'anteprima mi è piaciuto un sacco. Ma fagioli! Sì, Satanen? Come va con i tuoi Verwaltungsschaft bis Jungen? Chi? Con i tuoi Verwaltungsschaft bis Jungen! I tuoi rapporti d'amicizia. Ah, bene, grazie. A parte Vanonen qui che non sta tanto bene. Ah, ma quindi è una classica nase nebenolen entzündung. Esatto, quello che gli ho detto anch'io. Cosa mi ha detto? Infiammazione delle cavità vicino al naso. Oh. Vabbè, ma dimmi un po', come va con la tua Lebelabschnittspartner? Con che cosa? Con la tua Lebelabschnittspartner. Che sarebbe la Schbarbaren? La tua mignota! E dillo subito! A parte che non è una ragazza di facili costumi, ma comunque va tutto benissimo. Piuttosto che sennò qui per fare un discorso ci mettiamo 150 anni. Che cosa si mangia di buono questa sera? Almeno il minestrone lo eviteremo. Io ma mangiolen, ya! Benissimo. E che si mangia? I cavauti! Come i crauti? E vaffanculen! E dai! Se mia mamma fosse cinese. Ma che si mangia di... Ma che fine ha fatto la cucina? Questa no cucina! Questo ho la listola
l'istolante. Come l'istolante? Sì, ho trasformato cucina in all you can eat. No, ma tu sei una disturbata. Menù 20 euro a persona. Ah, vabbè, 20 euro a persona, allora mangiale. Tu no mangiale. Tu fa le cameriere. Io cameriere? Lavorare, lavorare, forza! Se mia mamma fosse thailandese. Ma mi sto annoiando, cosa possiamo fare oggi? Ma sai! Oppure? Ma sai! Altrimenti? Ma sai! Se no? Ma sai! Ma che palle, ma solo massaggio, non possiamo fare nient'altro? Mangiare insetti! Ma sai! Se mia mamma fosse inglese. Ma io esco! Daniel? Sì, regina Elisabetta? Lo sai che ore sono? Le 5, e allora? È l'ora della rinomata cup of tea? Di cosa? Della cup of tea? Una tazza di tè. Della cup of tea! E ho capito, la tazza di tè, ma adesso non ho voglia di berla! Guardie! Oh, oh, oh! E ora berrai la motherfucking cup of tea, intesi? Yes, my queen. Yes. Se mia mamma fosse russa. Ma dov'è l'acqua? Acqua? Noi non avere acqua. Noi bere solo vodka. Come avere solo vodka? Sono le 10 del mattino, io non voglio mica ubriacarmi. Vodka fa bene a corpo, spirito, a pancia o culo. Ok, bevo l'acqua dal rubinetto. Ma che è sta roba? Rubinetto di vodka. Ok. Rivoglio la mamma italiana! E allora? Ti sei convinto? Sì, però calmati, ma prima non volevo chiederti qualcosa in particolare. Volevo semplicemente dirti se ti andava di venire al cinema con me. Oh, che carino, ma davvero? Sì, mamma. Ah. Chi paga? Chi paga? Che chi io ecco, pensavo tu